convegno del CICAP mi sono divertita un sacco, a dire la verità, perché a parte la presenza del mago Silvan, che è stato un mito della mia infanzia, c'era Piero Angela, c'era un sacco di persone, di colleghi e di persone con cui è stato molto interessante discutere, le serate sono state molto divertenti. Abbiamo avuto poco tempo per la chiacchiera informale, che in genere è un po' il sale di queste cose, però era bellissimo anche il teatro, insomma io mi sono proprio divertita. I temi pseudoscientifici sono tra noi, peraltro io ho anche delle difficoltà a definirli, questi temi pseudoscientifici, nel senso che c'è una grossa permeabilità tra quelli scientifici e quelli pseudoscientifici. Spesso i temi pseudoscientifici nascono in aree grigie dove la scienza non è capace di dare delle risposte ben costruite, accettabili o ben inserite nel contesto del momento. E quindi è importante discuterne perché è importante avere la consapevolezza più possibile, insomma, del fatto che siamo tutti un po' fallibili. E che quindi tutti quanti un po' ci caschiamo. Non ci si può perdere il convegno nazionale del CICAP perché forse è il posto migliore dove si possono discutere liberamente certe cose, certe debolezze e farlo anche ridendoci su.